Allora, ragazzi, per chi mi segue qui sul canale, sa sicuramente che sì, all'incirca un paio d'anni fa sono passato ad Adobe Premiere per editare i miei video e Adobe Premiere stesso è diventato il mio habitat naturale per tutti i video che vedete qui sul canale. Lo utilizzo perché ci sono molte funzioni interessanti, di cui una che vi ho elencato in passato è quella lì di sincronizzare l'audio con il video registrato separatamente in un singolo clic. Ragazzi, ma questo qui, in questo video, vi farò un tutorial che vi svolterà l'editing dei video, o perlomeno quello che riguarda la color correction. Sì, ragazzi, ero lì, stavo un po' giocherellando, volevo crearmi dei preset. Insomma, ragazzi, sigla e ci vediamo dopo. Allora, sì, ragazzi, vi stavo dicendo, io solitamente quando faccio una color correction in uno dei miei video impiego attorno ai 15-20 minuti perché magari non mi piace come sta avvenendo, resetto la clip video e ricomincio nuovamente. Però in questi giorni stavo facendo alcune prove su una delle mie tante clip, stavo giocherellando un po' con la color correction e scopro questa funzione, ovvero copiare la color correction da un frame di un qualsiasi video presente su YouTube o in rete, oppure da un frame di uno qualsiasi film presente su internet, ragazzi, ma anche di Netflix, ma non so, magari vi piace una color correction, catturate quel frame e ve lo conservate proprio come ho fatto io. Come potete vedere, mi sono creato una cartella con vari frame, gli ho dato anche dei nomi di quelli che più mi sono piaciuti e credo che continuerò a catturare frame per delle color che magari mi piacciono. E ragazzi, credetemi, questa funzionalità vi aiuterà veramente molto. Io, per esempio, risparmio sì quei 15, facciamo anche 20 minuti per una color, quindi li risparmio e perdo meno tempo nell'editare. Innanzitutto, sì, Simone, non so se tu magari passerai su uno dei miei video, ma Simone, cioè, scusami per aver fregato un frame da uno dei tuoi video, ma mi piaceva molto la tua color correction. Pardon, sì, comunque ti seguo, non ti preoccupare che ti seguo, ma volevo quella tua color correction. Sì, mi piace tanto, mi piace tanto. Al di là di questo, allora, una volta che voi avete il frame della color correction che vi piace, che avete preso da YouTube o da un qualsiasi film, e avete la vostra clip che avete registrato, non ci resta altro che avviare il Premiere e importare i nostri due file, il frame da dove volete copiare la color e la vostra clip. Una volta fatto questo, sulla timeline importiamo la nostra clip video lasciando dello spazio iniziale per poter inserire il nostro frame da dove vogliamo copiare la color. Magari mettiamo, quando mettiamo il frame da dove vogliamo copiarla, lo allunghiamo fino alla nostra clip. Dopo fatto questo, ragazzi, con il cursore della timeline andate a selezionare il vostro video. Fatto questo, andiamo nelle impostazioni color lumetri e proprio in quel riquadro trovate due pulsanti. Premete il pulsante vista confronto e come potete vedere da un riquadro ne diventano due e mette a confronto il frame video che noi abbiamo selezionato per copiare la color correction e la nostra clip. Una volta fatto questo, ragazzi, premete semplicemente sul pulsante sempre in quel riquadro, applica corrispondenza e come vedete, come per magia, la color da quel frame lì viene copiata pari pari sulla vostra clip video. E credetemi, ragazzi, a me questa funzione mi fa risparmiare veramente un bel po' di tempo ed è molto molto utile, ragazzi. Io, cioè, ho cominciato ad utilizzarla su alcuni dei miei video e mi fa risparmiare veramente un sacco di tempo. Tutto qua, ragazzi. Volevo portarvi questo tutorial perché i tutorial qui su un canale sono mancati per un bel po' di tempo. Questo sarà il video più corto in assoluto del canale, sicuramente, non lo so, non mi ricordo. Però fatto sta che è un tutorial anche piccolo video. Piccolo, corto, ma denso, che potrebbe servire a molti di voi. Quindi, ragazzi, utilizzate Premiere,
Conoscevate questa funzione? Fatemelo sapere qua in basso nei commenti se la conoscevate oppure se l'avete conosciuta in questo video. Quindi insomma, ditemi quello che volete, fatemi sapere tutto qua in basso nei commenti. Dopo, ragazzi, beh, ovviamente se questo video vi fosse piaciuto o meno, fatemi sapere con un vostro like, lasciando un vostro like di supporto, perché mi aiutate veramente tanto. Iscrivetevi al canale perché mi serve veramente tanto, ragazzi, quindi fatemi crescere, datemi tutto il vostro supporto, portatemi a farmi crescere, tutto qua, non chiedo nulla, per voi è gratis ma per me è un grande grande aiuto. Dove esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto, ragazzi, condividete questi video perché mi aiutate veramente tanto, ragazzi, mi aiutate tanto. Mi trovate anche su Instagram, @MiticoSnake, ve lo ricorda il banner qua in basso, ma tutti i link di riferimento a tutti i miei social li trovate qua in basso in descrizione. E ragazzi, fine del video, fine del tutorial, volevo portarvelo, una funzione interessante, e noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con un prossimo video. Ciao!